Un format collaudato e vincente, capace di centrare ancora una volta l'obiettivo primario di promuovere i prodotti pugliesi e l'enogastronomia di qualità attraverso una gara originale e coinvolgente. In archivio la nona edizione di Sindaci ai Fornelli, andata in scena ieri sera a Biceglie nell'affollata cornice del Teatro Mediterraneo. 5 coppie assortite di primi cittadini in lizza nell'evento ideato da Sandro Romano. È un gioco, si divertono tantissimo e comunque alle spalle, loro spalle, ci sono degli chef di altissimo livello, abbiamo anche degli stellati. Mi piacerebbe poterla fare anche fuori dalla Puglia, abbiamo già delle richieste, chissà perché no fuori dall'Italia. Ad imporsi nell'edizione 2024 la squadra gialla, formata dal sindaco di Venosa Francesco Mollica e dalla sua omologa di Minervino Murge Maria Laura Mancini, che hanno conquistato la giuria distinguendosi nella preparazione di un troccolo con broccoli e scampi passato di capperi, olive e acciughe. Sì, è la prima volta, devo dire la verità, ho trovato un'ottima collega, bravissima, e con la quale abbiamo sperato già dall'inizio che noi eravamo i migliori e che dovevamo vincere. E abbiamo fatto immediatamente squadra, è stato bellissimo lavorare in sinergia, poi essere coadiuvati dai bravissimi chef è una cosa grandiosa. Noi non possiamo gareggiare più, abbiamo vinto, verremo ad assaggiare i piatti degli altri. Però vorremmo entrare in giuria, ci raccomandiamo già da adesso. Raggiante anche il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, per uno degli eventi più attesi dell'intero cartellone dell'estate in blu. Questa è un'occasione per divertirci, per metterci in gioco, per trascorrere una bella serata insieme dietro questo panorama fantastico, e Biceglie è particolarmente orgogliosa di ospitare per il secondo anno consecutivo questa manifestazione. Abbiamo fatto di tutto per trattenerla a Biceglie, non soltanto perché ha un grande successo di pubblico, ma anche e soprattutto perché diventa un appuntamento attraverso il quale arricchiamo ancora di più l'estate di eventi. Sindaci ai Fornelli ha richiamato l'attenzione e l'interesse di numerosi cittadini e turisti incuriositi di vedere all'opera alcuni tre big della politica del territorio, tra cui il neosindaco di Bari Vito Leccese, anche lui come i suoi colleghi preso simpaticamente di mira dall'incursore Alessio Giannone in arte Pinuccio. Sono veramente molto contento di essere in questa location, di essere qui e partecipare a questa sana competizione con i miei colleghi sindaci. Poi è bello socializzare tra di noi, perché poi da questo momento possono nascere anche sinergie istituzionali importanti. Fuori concorso anche la squadra composta dai due europarlamentari Francesco Ventola ed Antonio De Caro, quest'ultimo vincitore lo scorso anno, nonché il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'anno scorso ho vinto grazie allo chef e alla presenza della sindaca di Andria. Io sono stato bravo a tagliare le verdure, che è l'unica cosa che mi hanno fatto fare. Io sono la dimostrazione che i sindaci non sanno cucinare e che non so far niente, però ci sono tanti sindaci che sono dei bravi cuochi ed è anche un'occasione per stare insieme, un po' per confrontarsi, anche per fare in modo che la comunità dei sindaci sia sempre più unita, non solo ovviamente sui problemi amministrativi, ma anche su una visione comune della socialità.